Ciao e ben ritrovato su Ritmi Batteria. Allora, quest'oggi volevo farvi un video veloce, siccome il tempo è poco, però non volevo lasciarvi, non volevo abbandonarvi così. Sicuramente l'obiettivo, dopo tanto studiare, diciamo, è assimilare gli esercizi e farli propri e poterli usare sia durante i live, insomma, in tutti i contesti possibili, avere la sicurezza e la padronanza di quello che si fa. Per esempio, l'uso dei rudimenti, ok, che diciamo che è, tra virgolette, l'ABC del batterista, è sicuramente una cosa molto importante. Li troviamo spesso in metodi, ma applicati nelle marce. Tocca a noi poi impararli, svilupparli e trovare la giusta posizione nel nostro sound. Allora, in questo tutorial ho voluto prendere un rudimento che è il paradiddle e applicarlo come groove. Nel link qui sotto troverai appunto un PDF, quindi troverai la combinazione normale sul paradiddle e poi diverse combinazioni di cassa. Allora, l'obiettivo appunto di questa scheda è darti la possibilità di applicare appunto questo rudimento e poterlo sviluppare inizialmente come indicato sulla scheda, quindi con le varie combinazioni di cassa. Dopodiché a questi esercizi puoi svilupparlo sul set, ok? Spostando magari alcuni colpi sui piatti piuttosto che sui tom. Insomma, devi svilupparlo a tuo piacere. Nella scheda trovi il paradiddle, quindi l'esercizio scritto solo per il rullante, dopodiché viene applicato tra Charleston e rullante. Questa è una base, ok? Quindi da qui puoi svilupparlo e vedrai che se ti applichi, se ti metti lì, troverai infinite combinazioni con cui lavorare. Allora, fai molta attenzione, mi raccomando. Cerca di incastrare i colpi esattamente e di lavorare bene sugli unisoni. Sicuramente questo esercizio ti aiuterà tanto per la tua coordinazione, ma anche per la tua indipendenza. È impegnativo, però ti garantisco che potresti rimanere anche soddisfatto. Parti lentamente senza l'utilizzo del metronomo, guardi gli incastri giusti, le combinazioni giuste. Dopodiché, quando hai preso sicurezza, allora inserisci magari il metronomo con una velocità ridotta e poco alla volta portalo su di velocità. Appunto, come ti dicevo prima, una volta che hai assimilato gli esercizi e hai preso un po' di sicurezza, allora magari inizia a spostare
qualche colpo qua e là. Inserendo il tom piuttosto che i piatti, l'esercizio diventerà ancora un pochino più interessante. Ti stai accorgendo che sta prendendo un po' forma, ok? Quindi vedrai che possono uscire delle grandi idee. Qui trovi diversi spunti, diversi esercizi vari. Logicamente il mio consiglio è quello di magari guardarteli un po' tutti, giusto per imparare anche cose nuove, incastri nuovi, insomma, un tuo bagaglio personale. Dopodiché, se trovi qualcuno di questi che ti suona meglio, lo senti un po' più nelle tue sonorità, diciamo, allora concentrati su quello e sviluppa quello su tutto il set. Altrimenti, se di questi non ce n'è uno che ti piace, ti fanno tutti schifo, allora il consiglio è quello di crearne tu uno. Le capacità penso che tu le abbia. Se poi hai guardato il tutorial del feedback, hai scaricato la scheda e ti sei fatto un mazzo così per studiarla, sicuramente vedrai che avrai anche tu delle buone idee da sviluppare su questo esercizio. Allora, qualche spunto te l'ho dato, logicamente non ho avuto gran tempo, quindi ho registrato poco e in fretta. Però un'idea spero di avertela data. Come sempre ti invito a mettere un mi piace. Visto che visualizzazioni ce ne sono, ma nessuno mette mi piace, voglio capire se appunto il lavoro che sto facendo è utile o meno. Quindi quello che chiedo, che vedo che funziona così su YouTube, appena raggiungo i 5, facciamo 5, no dai, hai 10 mi piace, ok, 10 pollicioni in su
e preparerò un bel video con i fiocchi. Dai, impegnatevi, datemi questa soddisfazione e cercherò di fare una cosa fatta bene, sperando che tutto questo vi piaccia. Vi invito a visitare il sito Ritmi Batteria, dove troverete appunto le partiture di canzoni, che da settembre inizierò a riaggiornare perché sono un po' fermo, quest'estate sono stato un po' fermo, cercherò appunto a settembre di inserire qualcosa di nuovo, oltre alla dispensa che devo caricare, che non so dove sbattere la testa, c'ho qua non so quanta roba. Vabbè, ok, smetto di romperti le scatole, ti saluto, mi raccomando, all'opera, inizia a suonare, scarica la parte, lavora. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao e buon groove!